spazio, ma porta dietro con sé dei ricordi dalla Terra. Tra questi ricordi ci sono tutte le persone che hanno partecipato alla Rock Festival, tutti gli artisti. Quindi con questa intervista cerchiamo di costruire la tua capsula che verrà portata su quello che è il viaggio spaziale della Rock. Quindi la prima domanda sicuramente è: ti chiediamo di raccontarci chi sei, però pensa di spiegarlo ad un alieno, un extraterrestre, qualcuno che troveremo durante il nostro viaggio. Allora, io sono un ragazzo come tanti che ha trovato la propria passione e che semplicemente è in continua ricerca sul modo di metterla in atto che lo rispecchia di più. E credo questa sia la sintesi migliore di quello che, insomma, mi riguarda a livello musicale, ovviamente. Poi allora sappiamo con chi stiamo facendo questo viaggio, quindi sappiamo che abbiamo nella nostra capsula. Ci servirebbe sapere qual è il brano che sceglieresti, il tuo brano da ascoltare durante tutto il viaggio in astronave. Non so se è presente la serie How I Met Your Mother, che hanno sempre la stessa video, la stessa cassetta dentro la macchina, più o meno la stessa cosa. Probabilmente Void Intermezzo, perché appunto è un brano in cui dico, il ritornello fa non cadere nel void, non cadere nel void, e mi immagino se dovessi finire in buco nero probabilmente sarebbe la canzone migliore da ascoltare. E in realtà è una canzone che parla del rimanere sulle cose importanti un po' della vita, quindi legami di amicizia, e di non farsi troppo prendere da anche magari le passioni o gli impegni, diciamo, ricordarsi sempre che comunque l'importante poi è vivere e fare cose normali, insomma. Quindi allora diciamo che è da poco che sei stato sul palco, quindi da poco abbiamo visto la parte live del Live Rock Festival. Vorremmo chiederti qual è il ricordo più rock della tua carriera finora. Il ricordo più rock mi sa che è proprio forse l'ultimo Miami Festival, che appunto è stata una bella botta perché era la seconda volta che andavo, e rispetto all'anno precedente ho ritrovato tipo il doppio della gente che c'era l'anno prima, ed erano folli, veramente pogavano, urlavano, cantavano, era stato molto molto bello. E per ora la soddisfazione più grande sarà quella. Allora, parlando anche di soddisfazioni e un po' di ricordi, ritorniamo un attimo all'allunaggio, alla questione spazio. Uno degli aneddoti rimasti nella memoria collettiva a riferimento al primo allunaggio è proprio la prima foto del primo uomo che mette piede sulla luna. Hai una foto o un ricordo che ti viene in mente se pensi al momento in cui ti sei detto ce l'ho fatta, cioè posso andare avanti nel mondo della musica? Ah, ti dico, una foto a cui sono molto legato era una foto che ho fatto con un mio amico, che era un ragazzino che abita al piano di sopra della mia vecchia casa, con cui ho iniziato a fare musica. E pubblicammo all'epoca un EP, non so neanche se c'è ancora in giro da qualche parte, e non sapevamo in come la mettere. Abbiamo fatto una foto in ascensore, e questa foto di noi due così abbracciate è un bel ricordo comunque. Foto in ascensore è un must per tutti i momenti e ricordi della vita. Allora, per ora abbiamo un po' indagato chi sei, però diciamo che parliamo di musica, parliamo anche di canzoni che non sono le tue, oppure anche volendo che sono le tue, ci serve per conoscerti un po' meglio, sapere qual è la canzone che ascolti quando piangi, quando ridi, e visto che siamo un po' romantici, quando fai l'amore. Allora, quando faccio l'amore non mi piace ascoltare musica, è uno dei pochi momenti in cui mi dà fastidio,
uno dei pochi momenti in cui vedo il silenzio. Qual era l'altra canzone? Quando rido, full di, non mi ricordo adesso il nome, abbiamo un contrapper napoletano che ha fatto questa canzone, si chiama full, mi fa molto ridere, quindi, cioè, nel senso, quando sono di buon umore l'ascolto comunque. E poi quando piango, forse Silver dei Beach House. Si chiama Silver, mi sembra di sì. Vabbè, comunque. Vai, grazie. Prima di lasciarti, l'ultima domanda. Allora, fra 20 anni la tua capsula viene aperta e le persone che la aprono cercano il tuo nome su internet. Quindi, qual è il titolo del primo articolo che trovano fra 20 anni? Allora, fra 20 anni io apro internet e cerco tripolare. Qual è il titolo del primo articolo della pagina nell'home di Google che mi esce fuori? Immagino che ci sia. Sì, che immagini che ci sia. O che speri che ci sia, sì. Ma mi piacerebbe un po', in realtà, una cosa un po' malinconica. Quella roba che ogni tanto succede quando muore un artista. Che semplicemente esce l'articolo della sua morte da qualche parte, o capita il telegiornale, che ricordo quando ero piccolo un sacco di volte, intanto aprivo il TG con i genitori, compariva è morto persona X, che non sapevo neanche chi era perché ero piccolino. Però quella cosa là, sapere che comunque per le persone è stato importante il fatto che, no, che sei morto, è una cosa comunque figa secondo me. Quindi questo forse. Diciamo che forse 20 anni è un tempo breve per questo, per questo titolo. Però più là, magari facciamo anche un 60 considerando l'età. Va bene, allora noi ti ringraziamo, ti chiediamo però di fare un'ultima cosa, perché c'è una tradizione qui al Live Rock Festival che è quella di salutare Acquaviva e in generale il Live Rock. Non so se ti sei reso conto, ma abbiamo due persone che sono Lalla e Tommaso che prima di iniziare fanno buonasera Acquaviva. Quindi ti chiediamo un saluto ad Acquaviva e dal Live Rock Festival. Un saluto all'Acquaviva e grazie al Live Rock Festival.